Buongiorno a tutti, come ha detto la dottoressa mi chiamo Maria Rosa e sono un utente del CPS da quando ormai da alcuni anni addietro mi venne diagnosticato il disturbo bipolare. In un primo tempo la mia reazione di fronte a tale diagnosi fu di paura, trattandosi di un disturbo concernente la sfera psichica. Come è ben noto a molti, il disagio psichico è stato spesso motivo di discriminazione ed emarginazione da parte della gente, specie in alcuni contesti in cui vi è poca informazione. Oggi esprimo gratitudine per tutti i medici che mi hanno aiutato e sostenuta, in quanto in assenza della consapevolezza del mio disagio non avrei potuto ritrovare me stessa e tornare a condurre una vita normale e significativa. Il percorso compiuto in questo lasso di tempo non è stata esperienza facile. Vivere in funzione delle pizzerie del mio disturbo mi ha spesso estraniato dalla vita reale, ricreandomi uno stato mentale finto ed illusorio. Le fasi depressiva prima, caratterizzata da forte agonia, che mi faceva trascorrere le giornate a letto, inerte e priva di minimi interessi e normali operosità, e la fase maniacale successiva, in cui numerosi ed inconcludenti pensieri padroneggiavano la mia mente, si sono succedute nel corso degli anni, senza lasciarmi percepire un benché minimo spiraglio di normalità in me stessa. La costanza e la pazienza di tutti gli operatori del CPS mi hanno ridato una speranza di vita e l'opportunità di fare una nuova e bellissima esperienza, il corso di facilitatore sociale. Scusatemi, ma sono molto emozionata. Il facilitatore sociale è una persona che ha attraversato un disagio psichico ed è ad un buon punto nel suo percorso di cura e riappropriazione di un'identità di salute, consapevolezza, empowerment e convivenza lotta con la propria sintomatologia. Ha la possibilità di trasformare il suo vissuto personale di malattia e guarigione in una risorsa nella relazione di aiuto di altri utenti. Il facilitatore sociale non è un medico né un operatore, ma una persona con alte capacità di relazione e capacità di adattamento ad ambienti diversi. Lavora nell'equipe delle figure professionali, agendo da intermediario tra utenti ed operatori sociosanitari. Svolge attività di sostegno al comportamento della persona e di piccoli gruppi. Inoltre accompagna l'utente nella rete sociale dei servizi di cui necessita. Attraverso un lavoro di collaborazione con tutti gli operatori del CPS, la mia personale esperienza è stato un processo di empowerment, una crescita personale che ha rafforzato moltissimo la mia autostima. Operare come facilitatrice sociale acquisisce numerosi significati per me. Lavorare su me stessa, sul percorso verso me stessa e mettere a disposizione di altri utenti il mio bagaglio di esperienza personale. A tale proposito, una caratteristica molto importante del facilitatore sociale è essere esperto per esperienza. Questo significa avere l'arte di capire e supportare l'altro, dandogli qualcosa di noi stessi attraverso un ascolto empatico e di un vicendevole scambio spesso di significato reciproco. L'esperienza da facilitatrice sociale, il contatto con i medici, con gli operatori e con gli altri utenti ha rimarcato la bellezza e l'importanza dello scambio reciproco sia fra detentori di un'esperienza difficile sia con esperti per sapere. Ringrazio quindi tutti coloro i quali si sono adoperati affinché io potessi intraprendere questo percorso di crescita personale e di acquisizione di tecniche specifiche per il supporto di chi come me affronta il disagio psichico nel quotidiano.